Ok ragazzi, nuovo video. Oggi cercheremo di rispondere a una domanda, ossia: diventare forti ci permette di diventare grossi? C'è un'equivalenza tra forza ed ipertrofia? In poche parole, se io divento più forte, divento automaticamente anche più grosso? Quindi cerchiamo di vedere un po' nel dettaglio. E se devo darvi una risposta breve, vi direi di sì, sicuramente è così, però il discorso è che non è così semplice, ossia dovete sapere come muovermi. In questo video vedremo esattamente come. Prima di iniziare però voglio avvertirvi, se è la prima volta che approdate in questo canale, allora potrebbe non essere il canale per voi. Perché dico questo? Non è assolutamente un canale in cui voglio cercare di raggiungere quanti più like, più iscritti possibili, ma voglio soltanto fare divulgazione di bodybuilding ad alto livello, e chi mi segue questo già lo sa. Seguo atleti agonistici sia nell'ambito professionistico che non, e qui i contenuti che porto si basano proprio su questo, su quello che è il bodybuilding di alto livello. Quindi potrebbe non piacervi, molte cose che dirò potrebbero non vedervi d'accordo, perché magari non volete arrivare fino a quel punto, non volete dedicare certi aspetti della vostra vita a questo, e va benissimo assolutamente. Però questo canale è dedicato a questa fetta, a quella fetta di persone che, anche se non sono agoniste, anche se hanno appena iniziato, vogliono lavorare al bodybuilding di alto livello. Un po' come se state guardando un canale che spiega come allenarsi e diventare dei calciatori di serie A. Ora, se volete giocare in parrocchia va benissimo, però non aspettatevi che quello che diciamo qua si applichi a voi, al vostro caso. Quindi detto questo, cerchiamo di entrare nel vivo della questione. Allora, forza e ipertrofia. Come ho detto, la risposta breve è sì, assolutamente. Diventare più forti fa diventare automaticamente più grossi, però la domanda che dovreste porvi fin dall'inizio è: che cosa state facendo voi con questa forza? Mi spiego meglio. Quante persone avete visto essere proporzionalmente più forti di voi, ma magari anche più piccole di voi, più secche, se così vogliamo? O magari voi stessi siete molto più forti di altre persone, di altri ragazzi, però al tempo stesso siete anche più piccoli. Cioè, ci sono ragazzi che sollevano meno chili, però sono più grossi di voi, o viceversa. Ecco, questo è assolutamente normale, perché la forza è anche una componente molto importante, che è una componente soggettiva, genetica. Quindi ci sono automaticamente persone che, da un punto di vista strutturale e, se vogliamo, anche neuromuscolari, sono più forti rispetto ad altre. Quindi, se dobbiamo parlare in termini assoluti, il miglioramento della forza non è assolutamente correlato all'ipertrofia. Questo in termini assoluti. Però, e questa è la prima regola, il primo punto importante che dovete portarvi a casa, l'aumento della forza relativo è assolutamente correlato all'ipertrofia. Cosa vuol dire questo? Che se voi siete deboli, siete forti, non ci interessa, però se voi migliorate la vostra forza, allora c'è anche conseguentemente un miglioramento da un punto di vista ipertrofico, ok? Quindi lavorare su questi aspetti, lavorare sulla forza, poter migliorare, e poi vedremo assolutamente come, in base alla vostra fase in cui state. Comunque, migliorare sulla forza e diventare più forti vi porta assolutamente degli adattamenti ipertrofici. Questo perché, banalmente, un muscolo che a cui viene chiesto di portare avanti una certa performance con più carico è un muscolo che deve necessariamente adattarsi diventando più trofico, ok? Quindi c'è obiettivamente una forte correlazione. Ora, da qua passiamo a un secondo punto altrettanto importante, che è un po' dove diciamo casca l'asino per molti, ossia: che cosa ci fate voi con la vostra forza? Conoscete e avete sicuramente visto tanti powerlifter di alto livello che sollevano tantissimo, che non sono affatto grossi, o meglio, sono magari trofici, per carità, hanno un bel fisico, quello che volete, ma non sono ipertrofici, così come bodybuilder. Magari ci sono dei powerlifter che sono molto più forti, anzi sicuramente ci sono, che sono molto più forti magari su uno squat rispetto a un bodybuilder, però non sono altrettanto grossi. Ora, non voglio mettere di mezzo il discorso della chimica e dei pad, ossia le performance range and drag, perché sono delle molecole che vengono utilizzate sicuramente in tutti gli sport, sia nel powerlifting tanto quanto nel bodybuilding, e non ci sono, credetemi assolutamente, delle grandi differenze da un punto di vista di dosaggi, magari di molecole ma non di dosaggi. Per cui mettiamo da canto questo punto, cioè non è che il bodybuilder è grosso perché si dopa rispetto al powerlifter, ok? Chiariamo questo aspetto. No, la vera differenza è quello che viene esattamente compiuto e viene fatto in entrambe le cose, ossia come viene utilizzata la forza. Vi faccio un esempio: noi abbiamo seguito molto spesso dei ragazzi che venivano dal powerlifting, o che avevano un background in generale in powerlifting, o proprio dei ragazzi che avevano vinto anche, avevano portato ottimi risultati nel powerlifting, però si erano tendenzialmente annoiati, avevano visto che avevano un potenziale nel campo del bodybuilding, hanno deciso di fare questo passaggio. Ora, logicamente erano dei ragazzi straordinariamente forti, che avevano dei massimali molto molto alti rispetto a quelli a cui siamo abituati noi nel nostro settore specifico. Però vi posso assicurare che poi, quando li prendevamo, li facevamo allenare con i nostri protocolli, tutta questa differenza di forza non si vedeva. Perché? Perché il loro massimale, quel loro 1RM sullo squat, sulla panca, sullo stacco, eccetera, poi, quando andava a essere riportato su lavori ipertrofici,
non permetteva di avere un grande guadagno. Ossia, quello che a noi interessa non è tanto quanto riesco a sollevare in un'unica ripetizione, ma, di nuovo, io con la mia forza, quanto la riesco a esprimere in lavori prettamente ipertrofici, ossia tutti quei lavori che vanno più o meno da un 6 RM, ossia un carico che mi permette di sollevare massimo 6 ripetizioni, fino a un 12, 15 ed anche 20 RM. In altre parole, il bodybuilder vuole essere forte su tanti diversi rep range che vanno per l'appunto dal 6 al 15 generalmente. Ecco, se io riesco a diventare forte sul mio 6 RM, sul mio 10 RM, sul mio 12, sul mio 15 RM, il che vuol dire che quando voglio fare 15 ripetizioni di pressa non è che stacco la pressa e inizio a lavorare, no, stacco la pressa e già il carico della mia pressa mi inizia a far tremare le gambe, ho uno schema motorio perfetto, riesco ad isolare il gruppo muscolare target, quindi ho anche un'esecuzione che non è un'esecuzione rivolta a una massima sinergia muscolare che mi vuole far portare a sollevare quanti più chili possibili, ma anzi un'esecuzione che vuole essere quanto più difficile possibile per il distretto target. Ecco, se io riesco a essere forte con una forma impeccabile, con un'esecuzione impeccabile che è anche più difficile di quella standard e riesco a essere forte su tutti questi diversi rep range, allora sicuramente avrò un adattamento ipertrofico molto molto positivo. Per cui ragazzi, cerchiamo di portare in termini molto pratici tutto questo discorso che abbiamo fatto e vediamo come comportarci per sfruttare al meglio la forza, perché è il vostro driver principale, il concetto di sovraccarico progressivo è molto molto importante. Ora, io ho parlato molto spesso di gerarchia dell'ipertrofia, ossia un concetto secondo il quale alla base del nostro lavoro ci deve essere la forma, lo schema motorio, in secondo luogo ci deve essere la capacità di effort, di spremerci, e in ultimo la nostra attenzione deve essere rivolta verso il sovraccarico progressivo, ossia un aumento progressivo dei nostri carichi. Ecco, rispettando questa gerarchia dell'ipertrofia otterrete il 95% dei vostri guadagni possibili da un punto di vista muscolare. Quando siete neofiti, la forza deve essere curata da un punto di vista di miglioramento neuromuscolare, ossia io voglio migliorare quella che è la mia capacità di attivazione, la mia capacità di spremermi su un determinato pattern motorio, e quindi nei primi anni di palestra la forza è un qualcosa che migliora di per sé accompagnandosi a un'atrofia muscolare sicuramente, però per l'appunto si tratta più di miglioramenti a livello di neuromuscolari. Ora, quando passo a lavori da intermedio, quello che voglio fare è diventare più forte sul rep range che va dalle 6-8 fino alle 12-15 ripetizioni, ossia per ogni esercizio, e dal momento che sono intermedio saprò già quali sono gli esercizi in cui riesco a sentire bene il distretto muscolare, e su ognuno di questi esercizi nel corso dei miei anni da intermedio, si parla di anni e anni e anni, io voglio diventare sempre più forte sul 6-8 RM, sull'8-10, sul 10-12, sul 12-15, ok? Questo per tutti gli esercizi, devo diventare straordinariamente forte. Ora, ho già parlato di come impostare una programmazione, giocare con le quattro variabili, aumentare il volume piuttosto che la densità, eccetera. Questi sono tutti concetti che abbiamo già visto, quindi non entro nel merito. Però diciamo che se volete porvi uno scopo sul lungo periodo da intermedio, uno dei tanti scopi è quello di diventare straordinariamente forti su questi rep range. A questo punto, quando iniziate ad essere avanzati, allora le cose cambiano, perché diventando molto più forti su questi rep range in realtà siete anche forti e riuscite a dare uno stimolo ipertrofico molto importante su rep range tendenzialmente più alti, quindi su carichi più bassi, che ormai bassi non sono, quindi quando iniziate a lavorare su un 18, su un 20, su un 25 RM sono comunque carichi degni di nota. Quindi quello che dovete fare da avanzati è lavorare e diventare straordinariamente ancora più forti sui rep range, che questa volta va dalle 5, quindi iniziare a dare carichi veramente veramente importanti, fino anche alle 20-25 ripetizioni, sempre su tutti gli esercizi in cui sentite di avere un'ottima connessione neuromuscolare, un'ottima attivazione. Quindi il vostro scopo da avanzati è questo. E infine, ultimo tassello, ciliegina sulla torta, per i super avanzati, ossia, come abbiamo detto, raggiungiamo così il 95% del nostro potenziale, per avere quel 5% in più, e si parla veramente delle persone che stanno a fine carriera e vogliono dare quel qualcosa in più, che sono già straordinariamente forti, di nuovo da un punto di vista relativo, allora quello che dobbiamo fare è trasportare questa forza su lavori più densi, ossia serie dense, cluster set, drop set, voglio farli con carichi straordinariamente alti, ossia non mi basta fare una serie da 20, da 25, ma magari utilizzerò un 15 RM e inizio a fare cluster da 5 ripetizioni con 10-20 secondi di recupero finché non arrivo a cedimento, quindi accumulo tonnellaggio ed utilizzo un carico che è veramente, veramente molto pesante. Ragazzi, questo è tutto per questo video, ricordatevi di scrivere qua sotto qualsiasi domanda, sarò ben lieto di rispondere, e detto questo, ci vediamo al prossimo video.